buonasera a tutti e grazie di essere qui, grazie a Gustavo per avermi invitato ancora una volta in questo posto e grazie a voi dell'attenzione che mi prestate. Guardate, io prendo la parola in un momento peculiare, no? È Venerdì Santo, in questo momento al Colosseo c'è la Via Crucis del Papa. In questo momento nel mondo c'è una Via Crucis che dura dal 24 febbraio e che non sappiamo quando finirà. Una Via Crucis delle menti, dei cuori, delle speranze. E tutto questo, a mio avviso, impone lucidità, cioè come reagire a questo momento apocalittico, sia nel senso di catastrofico, apocalittico, catastrofe, sia nel senso di rivelativo, perché apocalisse, apocalipto, nel significato originario significa smascherare, denudare. Quindi l'apocalisse è una rivelazione. E quando si dice momento apocalittico, sì, lo si può intendere nel senso dell'apocalypse now, della catastrofe globale, oppure nel senso della rivelazione, dello svelamento. Cosa si svela? Ma quello che già è svelato da tempo, cioè la contraddizione dell'essere umano, la sua capacità di cattiveria, di male, di perfidia, di una violenza cieca, e al contempo, nello stesso momento, la sua capacità di bene, gente che si sacrifica, gente che porta cibo, vestiti, medicinali. Come sempre, come quando avviene un terremoto, noi italiani purtroppo ne sappiamo qualcosa, in quello stesso momento hai lo sciacallo che entra nella casa per rubare quello che può trovare e chi rischia la vita per tirare fuori chi è rimasto sotto le macerie. E anche in questo momento, che è appunto un momento di guerra, così emergono i migliori e i peggiori degli uomini. E quindi che cosa occorre fare? Secondo me occorre lucidità, guardare, e per quanto è possibile mettere a tacere le passioni, per quanto è possibile, e accendere la passione per la giustizia, per il vero, per ciò che è, per ciò che è giusto, per quanto è possibile, cercare, capire, distinguere. E per fare tutto questo, quel guazzabuglio del cuore umano, come diceva Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi, parlando della nostra interiorità, voi come la chiamate, la vostra interiorità? Sì, si può chiamare cuore, si può chiamare mente, si può chiamare coscienza, si può chiamare psiche, si può chiamare sé, si può chiamare, non so, in altri modi ancora. Per mettere ordine, perché possa avere la nostra interiorità una luce che guida e un'energia che la faccia camminare, occorre appunto una luce e un'energia, appunto. E quando un essere umano trova una luce e un'energia, cioè qualcosa che fa vedere, qualcosa che ti fa camminare al contempo, vedi la meta e hai l'energia, la voglia, il desiderio, il carburante per andare verso questa meta che vedi, anche quando magari senti che non ti conviene andare, ma vai, perché... Ecco, quando un essere umano ha questo, ha una spiritualità. E io penso che il nostro tempo abbia un enorme bisogno di spiritualità, proprio per il momento rivelativo di sconfitta di tante cose. Il rischio è la cattiveria, sapete, la cattiveria, la prigionia della paura, la rabbia, la violenza, ma proprio quella violenza banale, non banale, voglio dire quotidiana, che poi a poco cova e poi esplode.
Il rischio è proprio così, la cattiveria nel senso della prigionia del cuore, della mente, cioè ci vuole qualcosa che liberi. Tutto questo lo dico, uno, per situare il discorso che adesso vado a fare su Gesù, e due, per spiegare quello che è la mia intenzione nel proporre quello che io vi dico adesso, che è un'intenzione di estrema sincerità. Estrema sincerità. E dicendo sincerità, io penso a una grande figura spirituale che per la mia vita gioca un ruolo importante da tanti anni ormai, che è Albert Schweitzer, che come tutti voi sapete fu tante cose, filosofo, teologo, studioso dei Vangeli. Il libro di Schweitzer sul Gesù storico è un libro che ha segnato proprio una fase decisiva della ricerca su Gesù. Medico, lasciò la cattedra, lasciò gli studi filosofici e teologici nel senso professionale del termine, studiò malattie, si laureò in medicina specializzandosi in malattie infettive l'Africa equatoriale, e a Lambarané fondò un ospedale che ancora c'è, di eccellenza. Gli diedero per questo il premio Nobel per la pace. Albert Schweitzer è anche, un'ultima cosa, era anche un sublime esecutore della musica per organo di Johann Sebastian Bach. E lui diceva: la sincerità è il fondamento della vita spirituale. La sincerità è il fondamento, proprio perché ci possa essere quella spiritualità, ovvero quella fonte per la nostra interiorità di luce e di calore, di visione e di energia al contempo. Perché ci possa essere, occorre essere sinceri, sincera, come si diceva del miele, gli antichi dicevano del miele, o anche delle statue, che erano sincera, non c'era, ecco. Cosa intendo dire Gesù diverso da Cristo? Non intendo dire che Gesù è buono e Cristo è cattivo. Non intendo dire che Gesù è vero e Cristo è falso. Intendo dire questo, che si collocano su piani diversi. Il primo, il piano di Gesù, è il piano della storia, e il piano di Cristo è il piano della spiritualità. Possiamo dire spiritualità, possiamo dire spiritualità, possiamo dire anche filosofia, possiamo dire anche mitologia, non nel senso, come si dice, negativo con cui di solito si usa parlare della mitologia contrapponendola alla storia, ma è un mito, guarda, è un mito, quindi è una cosa che non esiste, no, non in questo senso, ma mitologia come modalità di disporre il pensiero per cercare la verità dentro o sopra la storia, dentro o sopra, non lo so, uno dice ma è dentro o è sopra, non è la stessa cosa, ma è un po' come quando uno prega Dio. Ci sono quelli che pregano Dio così: Padre nostro che sei nei cieli, e lo cercano sopra la storia, l'Eterno. E ci sono quelli che invece quando pregano fanno così. Prega il Padre tuo nel segreto. Gesù dice tutte e due le cose. Se vuoi pregare, non fare come i pagani che sprecano parole, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo che abita nel segreto ti riconoscerà. Che cos'è questo segreto? Cripto, si dice in greco, cripto, la cripta interiore, l'interiorità, appunto, l'interiorità, la coscienza, il cuore, l'anima, lo spirito, il sé vero, che è diverso dall'ego, come diceva anche Jung, no? Un conto è l'ego psichico, è un conto il sé. E noi forse siamo chiamati a questo, a diventare noi stessi, a raggiungere il nostro vero sé, convertendo poco a poco l'ego psichico.
Vedete, dicendo Gesù diverso da Cristo, io anzitutto devo motivarla questa cosa, perché noi ci troviamo al cospetto di una tradizione che dura da 2000 anni, dove invece Gesù è uguale a Cristo, è evidente, no? Gesù Cristo, anzi io l'altro giorno prendevo in mano un dizionario di teologia della fine del Settecento, dizionario portatile di teologia, allora si chiamava così, e alla fine del Settecento leggevo una voce e mi sono imbattuto in come scrivevano Gesù Cristo. Lo scrivevano proprio così, Gesù Cristo, tutto attaccato. Quindi altro che separazione, è la stessa cosa. Tant'è che anche i libri di studiosi importanti, uno degli ultimi libri su Gesù che ho letto è il libro di uno dei più noti biblisti europei, Gianfranco Ravasi, che è stato mio professore. Io su questo libro l'ho anche intervistato per il 7, il Corriere della Sera, quando collaboravo con 7, Corriere della Sera, qualche mese fa, perché adesso faccio un'altra cosa da quel punto di vista. E se voi leggete questo libro vedete che un eminente biblista, uno degli uomini più colti che io conosca, ebbene Ravasi, a volte dice Gesù, a volte dice Cristo, come sinonimi, indifferentemente, no? Poi non parliamo di quelli che pensano che ci sia, che sia uno il nome e l'altro il cognome. Quando invece, beh, lo sappiamo tutti, è inutile ribadirlo, però insomma non si sa mai, Gesù è il nome, effettivo il nome, o meglio l'italianizzazione del nome, mentre Cristo è un titolo. È come dire Gustavo, è come dire Presidente. Presidente è un titolo, Gustavo è un nome proprio. E questo titolo, Gesù, a quanto pare, questo lo dicono la gran parte degli studiosi, lo sostiene, il titolo Cristo, Gesù non l'applicava a se stesso. Altri hanno detto di lui, tu sei il Cristo, e Cristo vuol dire unto. Dice unto. No, unto nel senso dell'unzione regale, ovviamente, dell'olio con cui si ungono i re, e quindi il Messia, e quindi dire Cristo vuol dire Gesù, il Messia, l'atteso delle genti, l'atteso dei popoli. Quindi già qui c'è una certa differenza, capite? Però io proseguo nella differenza, perché andando sostanzialmente a sottolineare questo, che se voi leggete i Vangeli con criticità, voi vi imbattete in una progressiva perdita di importanza di Gesù. È in una progressiva acquisto di importanza da parte di Cristo. Voi vi imbattete in una costruzione, in una progressiva costruzione. Siccome è il Venerdì Santo, io vorrei adesso con voi concentrarmi sulla morte di Gesù, brevemente, per argomentare, no, la tesi che ho detto, devo argomentarla. Ora, se voi prendete il Vangelo di Marco, devo prendere anche adesso, perché volevo portare la Bibbia, poi ho pensato, ma no, fotografo le pagine, è così. Se voi prendete il Vangelo di Marco, per esempio, voi vedete che, leggendolo con attenzione, voi vedete un uomo che non voleva morire, che dice: Padre, se possibile, passi da me questo calice. Luca nel suo Vangelo gli fa sudare sangue. Vedete un uomo che viene catturato, ma viene catturato e viene preso grazie al bacio, a un segno preciso che uno dei discepoli dà a coloro che arrivano. Cioè uno dei discepoli, che tutti voi sapete essere Giuda Iscariota,
dà un preciso segno, quello che bacio sarà lui, prendetelo. Ecco, se voi leggete il Vangelo di Marco trovate questo. E vedete Gesù che muore con il senso della sconfitta, perché le ultime parole secondo il Vangelo di Marco sono: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E non serve a molto dire che sono le parole, come qualcuno dice, molti dicono un po' per parare il colpo, no, di questo segno di disperazione, di sì, ma sono le parole di un salmo, Salmo 22, che poi invece finisce in gloria, perché tutti i salmi finiscono in gloria. Ma scusate, i salmi sono 150. E com'è che a Gesù viene in mente proprio questo, per dire questo incipit dell'abbandono? Poteva dire: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito, che pure è un salmo, come infatti gli fa dire il terzo evangelista. Il primo evangelista, Marco, primo in ordine cronologico, fa morire Gesù dicendo: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Il secondo, Matteo: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Il terzo, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Capite che è diverso? È tutto evidente. Il primo è un segno di abbandono, quest'altra è di fiducia. E adesso poi vedremo il quarto, come cambia le ultime parole di Gesù. E poi muore da solo, nudo e solo, e tutti lo abbandonarono solo. Non c'è nessuno ai piedi della croce. Se voi leggete il Vangelo di Marco trovate questo, ma anche se leggete Matteo, anche se leggete Luca, non c'è nessuno ai piedi della croce. E poi anche se un'altra cosa che ho dimenticato, che la riprendo adesso, è che non dice neanche una parola, non dice neanche una parola di fronte alle autorità. Sì, a un certo punto, proprio alla fine, proprio costretto dal sommo sacerdote, dirà quelle parole che dopo vi dirò. Ma giusto alla fine, quasi costretto: ti supplico, di se sei il figlio di Dio. E allora Gesù risponde dicendo qualcosa, ma se no tace. E invece, se voi leggete il quarto Vangelo, l'ultimo in ordine cronologico, il Vangelo raffigurato, vi ricordate qual è il simbolo dell'Evangelista Giovanni, come viene con l'aquila? L'animale che vede più lontano, più profondamente, lucidamente di tutti e che vola più in alto. Ah, pensate quanti stati hanno l'aquila nei loro stemmi, perché l'aquila è forte, l'aquila è rapace, anzi addirittura l'aquila bicipite, non un becco, ma due. Beh, cioè pieno degli stemmi, anche la Russia l'aquila. La Russia degli zar, ma già prima l'impero romano aveva le legioni, avevano l'aquila, e la Prussia aveva l'aquila, e l'Austro-Ungheria aveva l'aquila. Chi di voi non vorrebbe essere un'aquila? È bello, insomma, sei sopra, domini, arrivi, piombi, vedi tutto, controlli, fum, blitzkrieg. Aquila. E il quarto Vangelo dice invece che Gesù voleva morire. Era l'agnello di Dio, fin dall'inizio, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, l'agnello di Dio. Lui lo sapeva di essere l'Agnus Dei. E continua a ripetere nel quarto Vangelo che c'è un'ora, no, donna, non è ancora giunta la mia ora, dice alla madre a Cana, e poi invece quest'ora è giunta, e poi è giunta l'ora, come dire, sono venuto per quest'ora, e quest'era l'ora, l'essere sacrificato come l'agnello. Lui che era l'agnello è venuto per compiere esattamente ciò che l'agnello nella cultura del templare, del tempio, l'agnello sacrificale è deputato a fare, cioè essere sgozzato, immolato. Ma non è una sconfitta questo, non è una sconfitta, è una vittoria. E infatti non muore solo Gesù, non muore solo, ma muore con quattro donne ai piedi della croce, tre si chiamavano Maria, una non viene nominata e non c'è il nome, e una ovviamente la Madonna, poi Maria di Cleopa, poi la Maddalena e poi il discepolo amato, il discepolo che gli amava, che ricorre solo nel quarto Vangelo, figura misteriosa, chi sarà mai? E perché gli altri tre non lo dicono? Boh.
Ah, e poi un'altra cosa, risponde Gesù di Giovanni, risponde a Pilato, sommo sacerdote, e tiene testa, tant'è che se voi leggete il testo vedete che a un certo punto non gli dà uno schiaffo. Così rispondi al sommo sacerdote. Noi dovremmo adesso metterci qui, leggere i testi, approfondire, argomentare, non si può fare tutto questo, però posso leggervi la cattura di Gesù secondo Marco e la cattura di Gesù secondo Giovanni, primo e ultimo Vangelo, così voi stessi vi rendete conto e state attenti a Giuda. Dico, notate Giuda. Allora, Vangelo di Marco. E subito, mentre ancora siamo al capitolo 14, versetto 43 seguenti. E subito, mentre ancora parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Chi lo tradiva aveva dato loro questo segno, quello che bacerò, e lui, arrestatolo e conducetelo via sotto buona scorta. Allora gli si accostò dicendo Rabbì, e lo baciò. Essi gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Questa è la narrazione dell'arresto di Gesù secondo Marco, capitolo 14. La traduzione è quella ufficiale, quella della Conferenza Episcopale Italiana, che a volte bisogna rivedere perché ci sono delle cose, ma comunque no, andiamo pure avanti. Giovanni capitolo 18. Detto questo, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Cedron, dove c'era un giardino nel quale entrò con i discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel posto, perché Gesù vi si ritirava spesso con i suoi discepoli. Giuda dunque prese un distaccamento di soldati e delle guardie fornite dai sommi sacerdoti e dai farisei, si recò là con lanterne, torce e armi. Gesù allora, conoscendo tutti quello che gli doveva accadere, si fece innanzi e disse loro: Chi cercate? Gli risposero: Gesù il Nazareno. Disse loro: Gesù, sono io. Vi era là con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse: Sono io, indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: Chi cercate? Risposero: Gesù il Nazareno. Gesù replicò: Vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. E questi sono i discepoli. Fine. Dov'è il bacio di Giuda? Non c'è il bacio di Giuda, non c'è bisogno, è lui che si. Capite la differenza? La differenza netta. Il primo Gesù è tradito, tradito tramite un bacio. E non è il padrone della scena. Il padrone della scena sembra essere Gesù, cioè Giuda, colui che controlla, no? Che tant'è che dice: È lui, vi faccio il bacio, vi faccio. Il Gesù del quarto Vangelo è lui il padrone della scena. Certo, il quarto Vangelo non poteva omettere, perché si parlava, non poteva omettere del tutto il ruolo del traditore, li porta lì, ma poi il vero e proprio protagonista è Gesù. Uno è Gesù, l'altro è Cristo. Uno è l'uomo Gesù che dice: Padre, se possibile, passi da me questo calice che suda sangue, che non vuole morire. E l'altro è il Cristo che e infatti come muore? Quali sono le ultime parole di Gesù del quarto Vangelo? Tutto è compiuto. Avevo una missione da compiere, l'ho compiuta. Certo, non fa così come i piloti americani, cioè, I did it. Però il senso è questo. Cioè sono parole di vittoria, capite? Non sono parole di sconfitta. Sono già parole di trionfo, già sulla croce. Se noi avessimo tempo, beh, noi dovremmo continuare a fare questo lavoro, per esempio sulla nascita. Se voi leggete il Vangelo di Marco, non parla della nascita. Della nascita
parlano Matteo e Luca e Giovanni a suo modo, nascita in cielo, en archeno logos, in principio era il logos, e questa è la nascita, generato dal padre, generato non creato. Matteo e Luca parlano della nascita. Marco, però, en passant, capitolo 6, versetto 1, dice che Gesù, dopo essere stato a Cafarnao, va nella sua. Adesso mi viene voglia di controllare, ma non posso farlo davanti a voi, come traduce la CEI, ma sono sicuro. Il testo greco dice: va nella sua patris. La parola è Patris, e di solito viene tradotta, ma sono sicuro che anche la versione nuova della CEI così viene, va nella sua patria. In realtà, questo lo fa notare il più grande esegeta dell'infanzia di Gesù, che si chiama Raymond Brown. Il più grande studio condotto sulla nascita di Gesù è opera di questo biblista, di un biblista americano, il cui nome è Raymond Brown. Il testo è tradotto in italiano da Cittadella ormai da diversi anni, studiavo ancora io quando c'era questo. E dice appunto Brown che Patris non è patria, ma è città natale, anche perché lui era già nella sua patria, era Cafarnao, Cafarnao è in Galilea, è chiaro che la Galilea è la sua patria, quindi non ha senso dire che è come uno che è di Misano Adriatico e va a Riccione, non è che dice va nella sua patria, la patria è anche Riccione, è sempre patria, no, va nella sua città natale, quindi dice Brown, e ha perfettamente ragione, è onesto, non vuol far tornare i conti, è onesto, vede le cose come sono e dice c'è una prova positiva del fatto che il Vangelo più antico dica che la patria di Gesù, cioè la città natale di Gesù, scusate, è Nazareth. Poi, siccome c'è tutta una teologia dietro, per cui era Betlemme la patria del Messia, se tu dici che Gesù è il Cristo, cioè il Messia, allora il Messia atteso doveva nascere a Betlemme di Giudea, secondo la profezia di Michele, allora è chiaro che gli evangelisti hanno costruito questi racconti facendo nascere Gesù a Betlemme, e tra l'altro l'hanno fatto in una maniera che non è possibile concordare, in maniera contraddittoria, perché se voi leggete Matteo, sapete il punto qual è? È che noi abbiamo nella nostra mente una grandissima confusione, perché è come se avessimo i quattro Vangeli, tutto un formato così che già dal presepe, da tante cose, per cui tutto si mischia, no? Invece noi dovremmo leggere un Vangelo, poi l'altro Vangelo, poi l'altro, e poi e concordare, dire ma com'è? Questo dice una cosa, questo dice questa, com'è? Diventa interessantissimo. Se per esempio voi leggete il Vangelo dell'infanzia di Matteo, voi vedete, vi imbattete in che cosa? Ma vi imbattete nel fatto che Gesù nasce in casa. L'Evangelista dice che Gesù nacque nella sua casa. Lo fa nascere in casa. E poi siccome c'è Erode che lo cerca, perché arrivano i re magi e tutto, Erode lo cerca perché ha saputo che nascerà il re dei Giudei, l'angelo dice a Giuseppe: prendi tuo figlio e vai in Egitto, così lo salvi, e vanno in Egitto. E solamente quando poi Erode morirà, l'angelo dice: puoi tornare, vanno a Nazareth, ok? Se invece voi leggete Luca, sì. Va bene, questo complica ancora di più le cose, ma va bene. È vero, è vero. Infatti, Gesù nasce nel 4 avanti Cristo, come minimo, quindi già lì, ma adesso non si può dire. Se voi leggete Luca, invece, vedete che è tutta un'altra cosa. Gesù nasce a Betlemme perché? Perché c'era un censimento di cui Matteo non parla per nessun motivo. E quindi no, non ha casa, nasce in un posto dei pastori, in una mangiatoia.
E poi c'è Erode che lo sta cercando, che per i bambini, no, proprio per niente. Poi tranquilli, vanno nel Tempio di Gerusalemme, cioè a casa di Erode, lo portano nel Tempio, fanno la presentazione del Tempio, e c'è Simeone che lo prende in braccio il bambino e dice, ora lascia il Signore, che vede finalmente il Messia, e dice, ora lascia il Signore che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, eccetera, eccetera. E anche Anna dice questo. Non c'è nessuna minaccia. Difficile metterli insieme. No, non è che è difficile, è impossibile metterli insieme. La famiglia di Gesù. Cristo era figlio unico, ma Gesù aveva 4 fratelli. E lo dice Marco. Se voi leggete il Vangelo di Marco, sai, c'è 4 fratelli e i nomi si sanno: Giacomo, Giuda, Simone e Ioses. E alcune sorelle, siccome le donne contavano, a differenza di oggi, meno degli uomini, oggi invece contano di più. Non è vero, non lo so, ma non volevo fare la... per fortuna, insomma, comunque certamente abbiamo lasciato questi tempi maschilisti, li stiamo lasciando, diciamo così, li stiamo lasciando, e le sorelle non vengono ricordate, però è al plurale. Quindi vuol dire che come minimo erano 6. Poi c'è tutta la lettura che dice, ma no, ma dice, c'è scritto fratelli, ma in realtà intendeva cugini. Però il greco aveva il termine per dire cugino, e se scrive adelfos, vuol dire fratello, altrimenti avrebbe scritto, come si dice cugino? Nepsios, adesso non mi viene in mente, ma c'è un termine ovviamente per dire cugino. E il Nuovo Testamento lo conosce, perché quando Paolo... si parla di Barnaba, si dice cugino, e si usa esattamente quel termine lì, nepsos o qualcosa del genere. Quindi gli scrittori del Nuovo Testamento conoscevano, Luca conosceva, se voleva dire cugini diceva cugini, invece ha detto fratelli. Gesù aveva 4 fratelli. Gesù, ancora un'altra cosa, diceva ai suoi discepoli, non andate dai pagani, io sono venuto ad annunciare solo il Vangelo, solo per le pecore perdute della casa di Israele. A Gesù non interessava il Vangelo ai pagani, a Gesù interessava la conversione di Israele. A che cosa? Adesso poi lo vediamo. Tant'è che quando la donna... Uno dei a proposito di donne, qui è la vera, veramente la protagonista è questa donna pagana, cananea, sirofenicia, che parlava greco probabilmente, e Gesù forse un po' di greco lo capiva, forse, o gli traducevano, ma nessuno dice che traducevano, a quel livello si intendevano. Io penso che un po' di greco lo capisse, perché era carpentiere, lavorava il legno, e non lavorava il legno nel senso che stava a Nazareth nella sua bottega, ma andava sui cantieri, e a pochi chilometri da Nazareth c'era Sipporis, la città che viene fatta ricostruire da Erode Antipa per fare la sua capitale. Quindi c'erano maestranze, architetti, ellenisti, e lui probabilmente lavorò lì prima della vita pubblica, e quindi parlava anche un po' di greco, o magari anche un po' di latino. Dissi, latino magari no, ma il greco sì. E comunque con la donna sirofenicia sì, si intende. La donna sirofenicia gli dice cosa gli dice? Vi ricordate Matteo 15 cosa dice? Dice di guarire sua figlia, gli chiede, perché sua figlia sta male. E ha sentito che questo profeta dalla Galilea è un taumaturgo, ha nelle mani qualcosa di speciale, allora dice guariscimela. E lui che cosa fa, il Gesù buono? Cosa fa? La guarisce subito? No, non la guarda neanche. E allora lei continua e grida, e non la guarda ancora, non la guarda neanche. E allora i suoi discepoli, ma scusa Rabbì, ma non vedi che sta gridando? E dice, sono venuto solo per le pecore perdute della casa di Israele. Ma poi lei continua ancora, insiste. E lui dice, non è giusto prendere il pane che è per i figli e darlo ai cagnolini.
C'era la bambina che stava male, va bene? C'era una bambina che stava male. Non è giusto prendere il pane e darlo questo a un cagnolino. Così la chiama. E la donna, eroina veramente, grandiosa, che si umilia e dice: è vero, Signore, sono un cane, siamo cani, noi pagani, è vero, però qualche volta qualche briciola cade anche dal tavolo e i cani si brigano. Solo a questo punto Gesù dice: ah, ma questa veramente ha fede in me, ci crede, ma solo a questo punto, e guarisce. E invece Cristo dice: andate in tutto il mondo, battezzate tutte le genti nel nome del Padre, del Figlio, in tutto il mondo, annunciate il mio... Capite la differenza? Cioè, proprio, e tanti altri esempi si potrebbero fare, ma cosa voleva Gesù? Gesù nel senso proprio Yeshua. Cosa voleva lui? Gesù, questa è la mia profonda convinzione, scusate, io ho pasticciato un po' gli appunti e mi devo perché ho rifatto tutto. Ecco. Gesù ne voleva annunciare a Israele che stava arrivando qualche cosa che avrebbe cambiato completamente la storia del mondo. La storia del mondo era in mano a delle persone inique, era in mano a dei potentati. Paolo ne parla, poi dopo ne parlerà, ma se parlano così è perché Gesù diceva già lui queste cose. Paolo ne parla ai dominatori di questo mondo di tenebra. Il quarto Vangelo dice che il principe di questo mondo, o anzi, il testo greco è o archon tu cosmu tutu, archon. Archon è colui, è l'archè in greco, è il principio, caput, il principio. E quindi archon è il comandante, il capo di questo mondo. Chi è il capo di questo mondo? È Satana. E ricordate la scena delle beatitudini? No, scusate, delle tentazioni, quello di cui Dostoevskij scrive che in queste tre domande di Satana, in queste tre proposte, è contenuto il segreto del mondo. Nella terza di queste lo porta su un cima, a un monte, gli fa vedere tutti i regni del mondo, Satana a Gesù, e gli dice: vedi questo, vedi il mondo, vedi le banche, le vedi le fabbriche, le industrie, i parlamenti, le vedi, lo vedi tutta questa potenza? Bene, tutto questo è stato dato a me. E io lo do a chi voglio. Così dice nella terza tentazione, secondo Luca, se mi adorerai. Ecco, Gesù era convinto di questa cosa, che il mondo era nelle mani dell'iniquità. Che il mondo, come diceva Amleto, vi ricordate alla fine del primo atto, Shakespeare dice: il mondo è the time is out of joint, il tempo è fuori dai cardini, il tempo, ma il tempo storico, proprio il tempo della storia, la storia si dovrebbe dire, la storia è uscita dai cardini, è uscita dai binari, dalla sua regolarità. Siamo nelle mani di assassini, siamo nelle mani di briganti, siamo nelle mani di farabutti. Non c'è più un legittimo comando, non c'è più un re, non c'è più Dio che tiene in mano le sue... E Gesù da profeta, e questo gli veniva, questa convinzione, dal suo maestro, da Giovanni il Battista, che aveva cominciato con forza questa predicazione, era convinto che qualcosa sarebbe avvenuto. E questo qualcosa che era avvenuto era il fatto che Dio sarebbe tornato a essere il re. E quindi annunciava il regno di Dio. Il regno di Dio non è l'iperuranio di Platone. Il regno di Gesù, il regno di Dio di cui parla Gesù, non ha niente a che fare con l'iperuranio di Platone. Platone era convinto, secondo me giustamente, che il bene e la giustizia nella loro purezza non avrebbero mai avuto una sede qui sulla storia. Il bene e la giustizia esistono per Platone, altro che, ma in una dimensione che è necessariamente iperstorica. Infatti parlava dell'iperuranio, del regno delle idee, e diceva che tutto il senso della filosofia è imparare a morire,
cioè imparare a morire all'egoità, all'ego psichico, per fare che cosa? Per essere adatti a entrare nel regno delle idee, nella purezza del bene. Io condivido questa del tutto, questa visione che è di Platone, che è anche di Kant e di altri, Wittgenstein. Wittgenstein diceva: la soluzione dell'enigma della vita nello spazio e nel tempo è al di là dello spazio e del tempo. Io lo so anche in tedesco, ma vi risparmio la mia pronuncia. Però lo so anche a memoria in tedesco. E questo al di là, außerhalb von Raum und Zeit, questo al di là del tempo e dello spazio, questo außerhalb nel Tractatus Logico Philosophicus 6.4312, dove si trova questa citazione, questo außerhalb è scritto in corsivo da Wittgenstein. E Wittgenstein scrive queste cose, poi il Tractatus viene pubblicato nel 21-22, ma scrive queste cose in vari appunti mentre si trovava nelle trincee della prima guerra mondiale, volontario dell'esercito austro-ungarico, fronteggiando la più grande offensiva dei russi, l'offensiva Brusilov. E lì intuisce, al cospetto della storia e delle baionette, del sangue e di tutto quello che potete immaginare essere la guerra, e noi lo vediamo oggi, per fortuna lo vediamo solamente a distanza, che cos'è la guerra. E lì sente Wittgenstein quello che aveva sentito Platone, cioè che la salvezza è solamente außerhalb von Raum und Zeit, al di là del tempo e dello spazio, la soluzione dell'enigma della vita nel tempo e nello spazio. Gesù invece, da ebreo qual era, non era metafisico, non aveva questa dimensione così, pensava che il regno di Dio sarebbe avvenuto nella sua stessa vita. Questo è il messaggio di Gesù. Gesù era un profeta, Gesù era un profeta apocalittico, a proposito di Apocalisse, è intesa esattamente nei due significati di cui ho parlato all'inizio, catastrofe e svelamento. E lui era convinto che appunto arrivava questo cambiamento, quindi convertitevi, credete, perché poi non ci sarà più tempo, poi ci sarà stridore di denti, ci saranno lacrime, poi arriverà il castigo per chi non si è convertito. E siccome era buono Gesù, era fondamentalmente buono, non il Gesù buono, buonista, ma misericordioso, amava veramente la gente, allora era preso da questa smania di voler andare in giro e salvare le persone, dire convertiti perché sennò per te è la fine. E andava soprattutto da coloro che erano più in pericolo, dai peccatori, certo, i pubblicani, le prostitute, le persone che appunto vedeva maggiormente in pericolo. Allora, che il regno di Dio, adesso sentite bene questo passaggio, che il regno di Dio sia l'annuncio di Gesù, è la profonda convinzione di tutti gli studiosi. Voi prendete in mano un testo, come si dice, degno di questo nome, e voi vedete che tutti dicono che il centro del messaggio di Gesù è il regno di Dio, da Ratzinger a Mauro Pesce, per dire, l'estrema destra Ratzinger e Mauro Pesce, quello che ha fatto insieme a Augias l'inchiesta su Gesù, uno degli studiosi più importanti del Gesù storico, non solo del nostro paese, ma direi insomma veramente a livello mondiale, tutti sono convinti che il regno di Dio è l'annuncio, è il centro dell'annuncio di Gesù. Ma la differenza qual è? La differenza è che non tutti sottolineano che una cosa decisiva, e cioè che Gesù era convinto che il regno di Dio sarebbe venuto nella sua stessa vita, che era una venuta imminente, qualcosa che doveva succedere da un momento all'altro. Come faccio io a essere sicuro di quello che vi sto dicendo? Perché lo dicono i Vangeli. Adesso vi leggo alcune affermazioni riportate dai Vangeli, e attenzione,
I Vangeli, tutti voi sapete, che non vengono scritti, non sono la cronaca, cioè Gesù parla e dietro c'è l'evangelista che stenografa. Vengono scritti diversi anni dopo. Il primo Vangelo, il più antico, di solito viene collocato dagli studiosi, diciamo nella gran parte, il mainstream, cioè la gran parte di tutti gli studiosi, viene collocato il Vangelo di Marco, che è il più antico, verso 70. Gesù muore nel 30, probabilmente il 7 aprile del 30. È 40 anni, due generazioni. 40 anni sono tanti, sapete? 40 anni sono. Ed è il primo. Poi si arriva a Marco e Luca 10 anni dopo, cioè Giovanni si discute, c'è chi lo colloca al 90, c'è chi lo colloca addirittura più in là, ma insomma. Non. Bene, detto questo, adesso ascoltate queste frasi che secondo me sono la prova di quanto ho detto. Cosa ho detto io? Che Gesù era un profeta apocalittico, cioè convinto che sarebbe arrivato il regno di Dio nella sua stessa esistenza, che l'avrebbero visto questo regno di Dio. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Appena parlato degli sconvolgimenti del regno di Dio, e dice: in verità non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Questo detto è riportato da tutti e tre i Vangeli sinottici. Giovanni ovviamente no, ma tutti e tre i Vangeli sinottici lo riportano, quindi una triplice attestazione. Marco 13:30, Matteo 24:34, Luca 21:32. Ma andiamo avanti. Secondo detto: in verità io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo. Qui si discute chi è questo figlio dell'uomo. Ci sono coloro, ci sono gli studiosi che pensano che il figlio dell'uomo sia stato, che Gesù, dicendo il figlio dell'uomo, pensava a se stesso, quindi di lui che torna nella gloria. Ci sono quelli che dicono: no, lui non pensava a se stesso, pensava alla figura di cui parla il profeta Daniele, cioè colui che avrebbe effettivamente inaugurato il regno di Dio, di cui lui era il portavoce. Va bene, tanto non lo sapremo mai quando. Quello che adesso è importante è che in verità vi dico, non avrete finito di, lo dice ai discepoli, andate nelle città di Israele, non dai pagani, nelle città di Israele, non avrete finito di percorrere prima che venga il figlio dell'uomo. Terzo detto, in verità io vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto giungere il regno di Dio nella sua potenza. Questo è Marco 9:1, è Luca 9:27 e Matteo 16:28, anche qui triplice attestazione. E ancora un altro detto: in verità io vi dico, tutte queste cose ricadranno su questa generazione. E poi le parole che lui dice al sommo sacerdote, quando il sommo sacerdote ti scongiuro, no, davanti al Sinedrio, al sommo sacerdote, dici se sei il Cristo, e lui dice: vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra delle potenze venire con le nubi del cielo. Non passerà questa generazione, lo vedrete. Alcuni non morranno. Quando i Vangeli vengono scritti, non solo è passata quella generazione, ma anche quella dopo. Sono passati 40 anni, due generazioni. Quando i Vangeli vengono scritti, quei discepoli a cui Gesù si diceva: voi non morirete, erano morti. Questo cosa ci fa capire? Ci fa capire due cose. Ci fa capire che queste profezie sono estremamente imbarazzanti e tuttavia sono contenute nei Vangeli. Cioè, se i Vangeli, se Gesù non avesse detto queste cose, non so se riesco a spiegarmi, se Gesù non le avesse effettivamente dette, gli evangelisti mai e poi mai le avrebbero messe sulla sua bocca. Ci sono dei detti che
per esempio, le ultime parole di Gesù, ecco, come muore Gesù? Quando Gesù dice: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito, secondo, le ha dette o non le ha dette? Noi, ragionando da un punto di vista come dire, di colui che si mette a scrivere questi testi, e tenta di fare in modo che il suo Vangelo possa effettivamente diventare evangelizzante, evangelizzatore, possa convincere le persone, è chiaro che queste parole sono funzionali al messaggio di Gesù, chiaro? Mentre queste parole no, non sono funzionali per niente. Tant'è che il criterio dell'imbarazzo, questo si chiama, cioè di quei detti che sono imbarazzanti, è il criterio ermeneutico numero uno usato da parte degli esegeti per comprendere quali sono i detti che sono maggiormente ascrivibili a Gesù. Siccome sono altamente imbarazzanti queste parole per gli evangelisti, anche per i cristiani che le leggono, perché insomma, se lo capisco io, quante altre persone le capisco? Come non passerà questa generazione? È passata, è chiaro, provoca imbarazzo ancora adesso. Se c'è qualche, come dire, cattolico iperconvinto qui dentro, immagino e spero che ci sia, un po' di imbarazzo ce l'ha. Dice: ma com'è che Gesù ha detto queste cose? Ma allora si è sbagliato? Eh sì, si è sbagliato. E questo provoca imbarazzo. Ma questo significa che queste parole veramente le ha dette Gesù. Prima cosa. Seconda cosa che emerge, è che gli evangelisti non sono stati dei falsari. Perché se fossero stati dei falsari, queste parole imbarazzanti non le avrebbero riportate. Ho sentito, dobbiamo vendergliela un po' questo mito, questa cosa che dobbiamo... No, no. Gli evangelisti, in fedeltà alle parole del Maestro, dice: magari non le abbiamo capite, o magari invece adesso arriva, magari non era la prima, magari la terza generazione, ma le riportano. Prova ne sia che le prime generazioni cristiane, e adesso vi cito un testo di Paolo che lo mostra, continuavano a credere alla fine del mondo. Se voi leggete lo scritto più antico del Nuovo Testamento, sapete qual è lo scritto più antico del Nuovo Testamento? I libri del Nuovo Testamento sono 27, bisognerebbe leggerli in ordine cronologico e non in ordine canonico, ma tante cose bisognerebbe fare che non si fanno. Bisognerebbe leggerli in ordine cronologico e per vedere. Ebbene, il primo, il più antico, è la prima lettera di Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, agli abitanti di Tessalonica, quella che è l'odierna Salonicco, nel nord della Grecia. Ebbene, se voi leggete questo testo, tante cose si potrebbero, ma vi imbattete, fermiamoci pure qui, a questa frase di Paolo, prima capitolo 4, 16, versetti 16 e 17. Sentite cosa scrive Paolo. Questo testo è stato scritto tra il 49 e il 50, dicono gli studiosi, quindi siamo a 20 anni dopo la morte di Gesù. È ancora palpitante, insomma, la cosa, è il testo più vicino al Gesù storico. Sentite cosa dice. Poi Paolo cambierà idea, ma qui dice così: il Signore stesso ha un ordine, alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba di Dio discenderà dal cielo e prima risorgeranno i morti in Cristo, quindi noi che viviamo e che saremo in vita verremo rapiti insieme con loro nelle nubi per andare incontro al Signore in alto. Cioè Paolo dice agli abitanti di Tessalonica: è questione di poco, state tranquilli, noi stessi, noi saremo ancora in vita quando lui tornerà. Cioè talmente la predicazione escatologica di Gesù era stata intensa. Poi metteteci anche la risurrezione, perché poi voi direte: ma la risurrezione, perché non parli della risurrezione? Beh, ci arriviamo. Era stata così intensa che ancora nelle prime generazioni viveva, tant'è che Paolo scrive queste cose. Poi vede col passare del tempo che non c'è nessuna parusia, quel termine tecnico è parusia, cioè di venuta del Signore, la storia va avanti,
la gente continua a morire e allora cambia. E nasce il cristianesimo. Con Paolo nasce il cristianesimo. Gesù, ovvero il gesuanesimo, aveva un messaggio futuro, legato al futuro. La salvezza doveva venire, era il cambiamento della storia. La storia non sarebbe stata più in mano a Erode, non sarebbe più stata in mano a quei terribili giustizieri dei Romani che arrivano, ma sarebbe stata finalmente in mano a Dio, sarebbe diventata il regno di Dio. Questo diceva Gesù. Siccome questo non è avvenuto e oggi la storia è in mano a, fate voi i nomi, Putin, la NATO, Erdogan, Xi Jinping, Modi in India, scegliete il vostro, cioè, ognuno, cioè, più o meno, non è che tanto. E allora Paolo esattamente vede che la storia non cambiava, che la storia non si rompeva, che continuava questo suo, e allora pone l'atto salvifico di Gesù nel passato, cioè nella morte di croce, e costruendo la morte di croce come la liberazione dal peccato originale. Il cristianesimo consiste esattamente in questo, nell'idea che la salvezza è già avvenuta, mentre il gesuanesimo consiste nell'idea che la salvezza deve venire e è futura, il cristianesimo consiste nell'idea che la salvezza è già avvenuta. È vero che ancora oggi nella messa si dice annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, ma chi? Andando in chiesa, alla messa, dicendo queste cose, attende veramente la venuta di Gesù? Ma forse i testimoni di Geova qualche volta annunciano la fine del mondo, ma no. Per il resto invece c'è proprio questa idea che la salvezza è avvenuta. La salvezza è che cos'è? È la liberazione dal peccato originale, oppure la vittoria della morte, Gesù che vince la morte risorgendo. Comunque è già avvenuta la salvezza. Ora noi dobbiamo, ulteriore passo che faccio, io sarò lungo stasera, eh. Ma è l'ultimo passo. Dobbiamo, non so cosa dovete fare, cosa devo fare io, lo so, io devo valutare come valutare questo passaggio dal gesuanesimo al cristianesimo, come valutarlo? È un tradimento? Secondo me no, è un compimento. Vedete, la storia, tutte le storie, sono destinate al fallimento. Anche noi, anche la nostra vita mortale è destinata alla morte. Non c'è istituzione che abbia calcato la storia antica, che non sia fallita. Poi magari riprende, ma insomma, sono falliti gli imperi, sono falliti gli stati, il nostro pianeta è destinato al fallimento, persino il nostro pianeta. Il genere umano magari ancora prima, se va avanti l'emergenza climatica, la bomba atomica, le testate nucleari, ancora prima. Ma il nostro pianeta, lo sappiamo, che quando il Sole si espanderà e diventerà una gigante rossa, dicono tra 4 miliardi di anni, qualcuno dice di meno, qualcuno dice di più, tanto comunque sono dimensioni cosmiche che ci possono ancora far riposare tranquilli. Ma insomma, il nostro pianeta, così come tutti i pianeti del Sistema Solare, si liquefererà, come si dice, insomma, quando un calore immenso lo. Tutto destinato a
a fallire. E anche, e se ci pensate, anche la ecco che arriva la risurrezione, anche ammettendo la risurrezione di Gesù. La risurrezione di Gesù non è da intendere come una vittoria storica. No, no. Non è un evento storico la risurrezione di Gesù. Ma lo dico anche proprio da un punto di vista dogmatico di chi crede alla risurrezione. Non puoi, se tu credi che Gesù è risorto, non devi intenderla come un evento storico. Cioè come se il cadavere di Gesù fosse stato rianimato e lui avrebbe ripreso vita umana, concreta, così come era avvenuto per esempio a Lazzaro che lui aveva risorto, aveva risuscitato dai morti. Quello è un evento, ammesso che sia effettivamente accaduta, ma quella è, così come viene raccontata, è un evento storico, perché Lazzaro da morto torna in vita e quindi mangia e quindi viene. E quindi poi torna di nuovo a morire. Perché tutto ciò che appare nel tempo e nello spazio è destinato a essere consumato dal tempo e dello spazio. La soluzione della vita, dell'enigma nella vita, nel tempo e nello spazio, è al di fuori del tempo e dello spazio, chiaro, no? Se voi intendete la risurrezione di Gesù come ritorno nel tempo e nello spazio, Raum und Zeit, per citare Wittgenstein, voi non avete a che fare con un evento salvifico, avete a che fare con un evento che nel migliore dei casi fa proseguire per un po' di tempo la vicenda fino a che poi ci sarà comunque la consumazione, come tutto ciò che è fatto di tempo e di spazio. Tutto ciò che ha un inizio nel tempo e nello spazio ha una fine a causa del tempo e dello spazio. È solo l'eterno, se esiste, io sono convinto che esista, Platone è convinto che esiste, Kant è convinto che esiste, Hannah Arendt è convinta che esiste, e Wittgenstein è convinto che esiste. È solo l'eterno che ti dà la possibilità di uscire dal tempo e dello spazio e quindi di salvarti. Con che cosa? Si chiama anima spirituale, si chiama cuore, si chiama coscienza morale, interiorità, quella punta di noi, quella è la cosa. Quindi, anche ammettendo la risurrezione di Gesù, se voi aveste questo qui, tutti voi ce l'avete, no? E tutti voi avete la possibilità di fare le foto, di fare i video, no? Più o meno oggi è obbligatorio, se no il Green Pass come te lo controllano? Insomma, già dobbiamo averlo. Questa cosa. Ecco, pensatevi muniti di questo aggeggio di fronte alla tomba di Gesù. Cosa riprendereste? Ve lo dico io. Se è vero ciò che afferma il Vangelo, cioè di un evento escatologico, un bel niente. Non c'è il ritorno nella storia. Quindi, anche ammettendo la risurrezione di Gesù, la storia di Gesù rimane un fallimento, come tutto quello che avviene nella storia. Cioè ha un patto, con un'eccezione, che se tu nella storia lavori non sulla base della logica storica, che è la storica dell'interesse, della convenienza, la logica del dominio, della volontà di potenza, Wille zur Macht, la logica della guerra, la logica di tutti quelli che fanno la guerra, eccetera. Se tu non lavori su questa base, sulla base di questo, ma lavori per un altro tipo di logica che è contenuta nel mondo come una promessa, contenuta nel mondo come una promessa, forse succede qualcosa, succede che esci dallo spazio, dal tempo, con una parte di te, forse. Cristo, Gesù è stato quello che è stato. Cristo è un evento che attiva la coscienza morale. Il fatto che Gesù sia stato trasformato in Cristo vuol dire che è stato trasformato in un mito.
in un mito. Ma il mito non è da intendere come qualcosa di negativo. È da intendere, chissà se lo trovo perché io ho fatto confusione, è quello che dice Salustio, non Sallustio lo storico, ma Salustio con una L sola, il filosofo neoplatonico, eccolo qua, che scrive nel IV secolo d.C. questa frase bellissima, mezza riga, ma di una bellezza, parlando degli dèi, parla degli dèi e dice: ah, voi non credete agli dèi, non credete, e dice così: queste cose non avvennero mai, ma sono sempre. L'invasione dell'Ucraina il 24 febbraio 2022 è un evento storico. È accaduto. Ma che cosa vuol dire che è storico? Che è fattuale? Va bene, che è avvenuto. E quante altre cose sono avvenute nella storia? Che ci siamo incontrati, che io ho parlato qui, che poi voi andrete a casa vostra, che poi che questo, cioè, cose che accadono. Ma che cosa c'è di salvifico in queste cose che sono fattuali? Sì, vere nel senso di esatte, fattuali, concrete, ma non vere nel senso della letzeia, di qualcosa che svela, della veritas, come veritas che bellissimo, il termine veritas, siccome siamo in primavera, il termine veritas viene da... Sapete come si dice in latino primavera? Si dice ver. Ver veris, ed è la primavera. La verità è ciò che fa fiorire la vita, non è ciò che la fotografia, io faccio la foto di questo orologio e dico questo è vero, è un dato esatto, ma la verità è ciò che fa fiorire la vita. Allora, e concludo perché tante cose si potrebbero dire e mi fermo qui, insomma. Il punto è che noi, in questa storia dominata dalle potenze che sappiamo e le conosciamo, ciascuno le nomini come vuole, questi cosmocratori, così li chiama Paolo nella lettera agli Efesini, questi cosmocratori, questi dominatori del mondo di tenebra, poi aggiunge tenebra anche, oppure li chiama anche arconti, appunto arconti. Noi siamo al cospetto di questa storia. E in questa storia che macina tutto, macina tutto, macina animali, piante, esseri umani. E sentiamo che cosa? Chi di noi lo sente? Sentiamo una tensione a volte verso la bellezza, verso la giustizia, verso la verità, verso il senso delle cose, verso qualcosa che sia vero, ma vero non nel senso di fattuale, ma che non passi, che sia giusto, a cui poterci legare e dire: ma se io tocco questa cosa divento migliore, divento migliore, più luminoso, più bello di quella bellezza che comporta, che compete agli esseri umani. È l'umano nell'uomo di cui parlava Vassili Grossman, questo straordinario scrittore ucraino, nato a Berdichev, ebreo, che scriveva in russo, ufficiale dell'Armata Rossa, l'autore di Vita e Destino, Stalingrado, Tutto scorre, io lo amo moltissimo, e parlava dell'umano nell'uomo. Lui era ateo, non credente, ma sentiva l'umano nell'uomo, che cioè che dentro ciascun uomo, diceva, c'è qualcosa di profondo, di vero, e che va custodito. Questo è ciò che gli faceva dire: la vita non è il male, la vita non è il male, contiene male, ma non è il male, c'è qualcosa che se io vedo e proteggo, io posso diventare migliore, posso vivere bene, bene nel senso per il bene, posso essere vero, ma di vero non è di esatto e di fattuale, ma vero, vero come un essere umano, quel vero salvifico. Ecco, Gesù è stato un uomo che credeva in queste cose, diceva appunto: beati i miti, beati gli operatori di pace, beati quelli che gli affamati di giustizia, e credeva queste cose. Il cristianesimo ha custodito alla sua maniera questo messaggio, è giunto a noi dopo 2000 anni. Secondo me ancora questo messaggio può
creare quella reazione dentro qualcuno di noi per far sì che quella spiritualità di cui abbiamo bisogno, che dicevo all'inizio, per dare luce, per dare calore, una spiritualità che non è cristiana più, perché cosa vuol dire cristiana? Vuol dire quell'idea che solamente in Cristo ci si salva. Ecco, questo è il cristianesimo dogmatico, tradizionale, ufficiale, ha questa profonda convinzione che o sei battezzato nel sangue di Cristo o partecipi alla morte e alla resurrezione di Gesù, perché quello è l'evento salvifico, o non ti salvi. La mia visione è diversa. Io penso che si salvano tutte le persone che aderiscono a quella logica intravista da Wittgenstein, a quella logica del bene, a quella logica della giustizia, a quella logica dell'amore, che può avere una forma cristiana, può avere una forma buddista, può avere una forma musulmana, può avere una forma ebraica, e la forma cristiana è la forma mediante cui è giunta a noi in questi 2000 anni, insieme anche a quella, ad altre cose, ma è quella principale, lo diceva Gustavo all'inizio. Non possiamo non dirci cristiani, citando Benedetto Croce, che era non credente. È giunta a noi questa utopia. Concludo con una cosa che mi è venuta in mente adesso, che ho già sicuramente citato qui, qui a Misano già, ma lo ridico perché va bene, perché è giusto, perché mica bisogna essere originali necessariamente. Voi conoscete il libro dei morti dell'Antico Egitto? Ne avete sentito parlare? È un libro che non ha scritto nessuno, eppure c'è, nel senso che, o meglio, ci sono tanti autori. Un po' pensate alle api, ecco, un libro mille fiori, come il Miele mille fiori, perché gli egizi credevano che subito dopo la morte l'anima sarebbe giunta al cospetto di Osiride e sarebbe stata pesata, la famosa psicostasia, no? La pesatura dell'anima o del cuore, ma insomma l'interiorità, quella cosa a cui, ecco, l'interiorità, cioè la bilancia. E la bilancia coi due piatti, su un piatto il cuore o l'anima e sull'altro piatto la piuma di Maat, la dea della giustizia. E lì è al cospetto della giustizia che, se dicevano gli egizi, noi saremo giudicati. E cosa c'entra il libro dei morti? Beh, siccome credevano questo, loro facevano un po' quello che abbiamo fatto anche noi da ragazzi, prima dei compiti in classe. Anche voi avete fatto i fogliettini? Vi è mai capitato, compito di matematica o di latino, di fare il fogliettino, metterlo dentro nella penna o nel dizionario, insomma, il fogliettino con quelle cose che ti possono aiutare in una situazione difficile? Va bene, la stessa cosa facevano gli egizi, dicevano: guarda, io quando morirò nella mummia, mettimi questo bigliettino qui dentro con questa formula, perché magari poi arrivo lì al cospetto di Osiride, mi emoziono, mi impappino, non so cosa dire, allora tiro fuori il bigliettino e questi vari bigliettini sono stati raccolti e da lì il libro dei morti. Bene, nel capitolo 125 c'è questa frase che io, quando lessi, ormai 20-25 anni fa, chi lo sa, ricordo che mi si inumidirono gli occhi e i fremiti quando senti che dice così: l'anima di fronte al Dio dice: ho onorato Dio con ciò che Egli ama, ho dato da mangiare all'affamato, ho dato da bere all'assetato, ho dato un vestito a chi era nudo e ho dato una barca a chi non l'aveva. Perché queste parole mi portarono alla commozione? Ma perché mi ricordarono le parole di Matteo, Vangelo di Matteo, capitolo 25, quando Gesù dice che il figlio dell'uomo, quando tornerà, radunerà le persone, li dividerà nei buoni e nei reprobi, e ai buoni dirà: venite benedetti dal Padre mio, perché avevo fame, mi avete dato da mangiare, eccetera. Non dice dalla barca, perché Palestina, Israele, non, Giordano non ha bisogno della barca, non è granché, ma non è come il Nilo in Egitto invece, che, ma sono le stesse parole.
questo è l'atto salvifico. E questo è l'atto salvifico, è ciò che fa sì che l'anima possa essere pesata ed essere, come si dice, ritenuta giusta e giungere a quella condizione di cui Wittgenstein diceva außerhalb von Raum und Zeit, al di là del tempo. Questa è la soluzione dell'enigma della vita nello spazio e nel tempo. E questo ancora il cristianesimo può fare se viene vissuto in maniera adulta, matura, come io tento alla mia maniera di fare. Grazie dell'attenzione. Davvero grazie. Bene, grazie a Vito Mancuso per questo ritratto di Gesù, certamente fuori dai canoni, diciamo così. E sentiamo se ci sono delle domande da parte vostra. Allora, vedo una mano alzata qua. Buonasera, professore. Innanzitutto la ringrazio e voglio solidarizzare con lei, perché ieri ho letto sulla Nuova Bussola Quotidiano un articolo che l'attacca in maniera incredibile. Però è la mia penitenza quotidiana, quindi per leggermi quel giornalaccio mi fa cominciare bene la giornata. Io stasera sono venuto qua per cercare un po' di speranza, la fede che non ho, e trovare un po' di trascendenza. Io ho letto tempo fa il suo libro I Maestri e mi è piaciuto molto quel gesuismo, come l'ha chiamato lei, che non era perché chiamarlo cristianesimo, perché Cristo non c'entra niente con Gesù. Però io mi domando, questa trasformazione tra Gesù e il cristianesimo è stata un'azione di potere di una gerarchia che nasceva già a quei tempi, al momento in cui i discepoli di Marco, di Matteo, di Luca hanno cominciato a scrivere i Vangeli, poi dopo li avranno corretti. Giovanni non si è capito cos'è che ha fatto, ma la sua chiesa ha scritto quello che i discepoli di Giovanni hanno raccontato. Ma nel 200 dopo Cristo, adesso non vorrei ricordare male, ma mi sembra che sia un Sant'Ireneo, ha inventato il cattolicesimo, che non c'entra ancora più niente né con Gesù né con Cristo. E quindi questo è il potere. Dal 200 dopo Cristo nasce il potere della Chiesa, che si va a riverberare adesso, lo vediamo, divisa tra gli ortodossi, i protestanti, divisa tra chi scrive sulla bussola e Francesco. Ma c'è un odio incredibile. Cosa vale leggere il Vangelo? Cosa vale leggere quelle storie? Io non ho trovato speranza, men che meno la fede. Grazie. Allora, lei non ha trovato speranza all'interno del cristianesimo, dice. E io su questo non posso aiutarla, su questa, perché, e poi arrivo anche alla questione, diciamo, più storica, perché come si trova speranza? Non è una cosa, la teologia parla di grazia,
Io credo alla grazia. Non voglio dire che lei non ha ricevuto o non riceverà la grazia, però effettivamente capisco che la posizione, chiamiamola semplicemente solo razionale, di quel raziocinio che guarda le cose così come e possa effettivamente dire io non vedo speranza, non vedo trascendenza, la capisco. Capisco però anche che è intrinseco all'essere umano la ricerca della speranza che lei non ha trovato o finora non ha trovato, perché Kant, quindi non Ireneo o Paolo o Padre Pio o un Papa, no, Immanuel Kant, padre dell'illuminismo, uno dei padri dell'illuminismo, Kant dice che ci sono tre domande che ogni essere umano deve porre a se stesso. La prima è che cosa posso sapere, e quindi la conoscenza, la scienza. Un essere umano deve occuparsi del sapere, della conoscenza, deve curare la propria. Secondo, che cosa devo fare, cioè l'etica. È un essere umano, se è degno di questo nome, deve interrogarsi su cosa deve fare, che cosa è giusto e che cosa è sbagliato fare, e deve impegnarsi, agire. Cosa devo fare? Questa è la terza domanda che Kant dice che un essere umano deve porre a se stesso. Lo dice in Critica della ragion pura, B833. Dice: che cosa mi è lecito sperare? Cioè la speranza per Kant e anche per me, e anche per Platone, per questo filone, diciamo, è intrinseca all'umanità. Sa cosa mi viene in mente? Mi viene in mente una scena del Prometeo incatenato di Eschilo. Di solito viene ricordato il fatto che Prometeo è stato incatenato da Zeus perché? Perché ha dato il fuoco agli uomini, no? Di solito questo viene detto, ed è vero, è incatenato. Ma quando il corifeo chiede a Prometeo, incatenato, mentre l'aquila, l'aquila? Quella di... gli mangia il fegato che poi il giorno dopo ricresce, e dice: perché sei qua? E dice, che è lì incatenato con l'aquila che gli mangia il fegato, e risponde: perché diedi agli uomini le cieche speranze e poi il fuoco. Così dice Eschilo. Cieche speranze, chiaro che sono cieche, perché la speranza non è che vuol dire che è necessariamente, se no, se ci vedi, sei alla prima domanda kantiana, al sapere, quindi è ovvio, è intrinseco alla speranza il fatto di non vedere e di sperare. Però è interessantissima questa cosa di Eschilo, che dice che di solito viene ricordato solamente la tecnica, perché noi che siamo meccanicizzati, che siamo faberizzati, homo faber, che siamo l'uomo della civiltà, delle macchine, dell'industria, della tecnologia e tutte queste cose, pensiamo, prendiamo dal mito solamente il fuoco come i metalli e così via. Sì, ma se non hai la speranza, non lo usi neanche il fuoco. Per poter usare il fuoco, per poter usare la tecnica, l'intelligenza, che vanno usate, sia chiaro, devi avere speranza. Questa è l'umanità, c'è bisogno di questa. Cioè mi dice: ma è una speranza intramondana? Sì, è una speranza intramondana, ma anche magari oltremondana, non lo so, ma è comunque una speranza nel senso della vita, che abbia senso lavorare, che abbia senso lottare per la giustizia, che abbia senso mettere al mondo dei figli. Insomma, questa e tante altre cose che hanno senso. Vabbè, questo sul discorso della speranza. Sul discorso della storia del cristianesimo, gesuanesimo prima, cristianesimo dopo, cattolicesimo dopo, protestantesimo, ortodossia, protestantesimo, e poi le varie... Sì, lei ha ragione, è così, c'è un discorso di potere. Ma cosa vuole? Già Dante Alighieri lo diceva: ah, Costantin, di quanto mal fu matre la prima dote che da te prese il primo ricco patre, o qualcosa del genere, Inferno, canto 19. Già Dante aveva visto
la disfatta che per il vero cristianesimo era stato il legame organico con il potere romano. Nicea 325. E da chi è convocato il Concilio di Nicea? Che è il Papa che convoca il Concilio? No, l'imperatore Costantino. E perché lo convoca? È perché i vescovi, uno pensa una cosa, l'uno pensa un altro. Ario addirittura ha osato mettere in dubbio che Gesù fosse Dio, proprio uguale, della stessa sostanza del Padre, Dio vero da Dio vero, omousios to patri, e allora facciamo un bel concilio e noi diciamo che il nostro Signore è proprio Dio. Quindi certo, da lì nasce il cristianesimo di Stato e con tutto quello che ne segue, chiaro che sì, è chiaro che sì. Però questo non ha impedito che arrivasse Francesco d'Assisi, per esempio, o Gioacchino da Fiore, per esempio, o Madre Teresa di Calcutta, per esempio. Non si sono... Guardi, concludo. Il Signore ha detto, lo dico perché sennò là in fondo dice, ma non si sono mai chiamati cattolici. Concludo con una battuta e poi vediamo se c'è un'altra domanda. E la battuta è che l'altro giorno ero in televisione da Augias, la trasmissione Rebus, e lui mi dice, ma lei è partito cattolico, adesso non è più cattolico, non è vero? E io dico, no, ma guardi, in realtà forse sono cattolico nel senso etimologico del termine, che cattolico vuol dire universale, forse non sono più cattolico romano, ecco, se intendiamo quello, ma cattolico nel senso etimologico del termine, universale sì, io sono proprio alla ricerca di quella spiritualità in grado di unire tutti gli uomini. L'altro giorno ero a Firenze, a Palazzo Vecchio, nel Salone dei 500, commemorare i 100 anni della nascita di padre Ernesto Balducci, il quale diceva in un libro intitolato L'uomo planetario, a pagina 160 dell'uomo planetario, diceva: la qualifica di cristiano mi pesa. Lui che era un padre, era un sacerdote, e diceva la qualifica di cristiano, e se qualcuno ha bisogno sul proscenio della cultura, dopo che è passato un ebreo, un musulmano, un marxista, se ha bisogno di un cristiano, non mi cerchi, io non sono che un uomo. Ma dicendo questo, non ha fatto Balducci, secondo me, qualcosa che ha fatto venir meno la cattolicità, ha interpretato cattolicità nel senso più vero del termine, che è appunto che vuol dire universalità, ed è la spiritualità di cui il nostro tempo ha urgente, secondo me, urgentissimo bisogno, un'idea, una speranza in grado di unire gli esseri umani a prescindere appunto da vari libri sacri. I libri sacri devono essere mantenuti, ma capire che sono in funzione di qualcosa di più grande e leggerli così, con questa libertà della mente. Ne abbiamo bisogno dei Vangeli, abbiamo bisogno dei Sutra buddisti, abbiamo bisogno del Corano, abbiamo bisogno della Torah, abbiamo bisogno delle Upanishad, il Tao Te Ching, quanto è meraviglioso, i testi della sapienza cinese, sono ricchezze, gemme preziose, le abbiamo bisogno, ma bisogna leggere questi testi con l'idea che rimandano a qualcosa di più importante di loro. Questo qualcosa di più importante di loro è la trascendenza, la speranza con la S maiuscola, Dio, di cui nessuno ha le chiavi, nessuno. Vediamo se c'è un'altra domanda, poi chiudiamo. Grazie. Prego. Sì, ciao Vito, ti do del tu perché alla nostra generazione hai fatto compagnia durante questi anni e quindi non riesco a tenerti distaccato, sì, sì. Ma compagno di viaggio. Spero di non creare un doppione con la domanda precedente, in realtà c'è una sfumatura diversa. Io vorrei capire un attimo se tutto, anche il tuo lavoro proprio personale, è riferito, quando anche ci parli con tanta passione, competenza e anche l'illuminazione che dà la sensazione di qualcuno che ha fatto un viaggio e ci apre proprio, ci porta della luce. Stai parlando alla nostra coscienza individuale
o in fin dei conti anche legandoci al tuo percorso, che è un percorso, possiamo dirlo, anche di sofferenza dentro il campo istituzionale, il tuo percorso anche di ricerca di aprire, no? Delle croste dentro l'istituzione chiesa, eccetera. Chi conosce la tua biografia, ecco, forse anche questo cammino lo vive quasi con ammirazione, perché sono state delle sfide che tu hai accettato e che non ti hanno fatto ritrarre, ma hai capito che per l'oggi occorreva un coraggio magari nuovo, e citavi Balducci, credo che non sarebbe stato un esempio migliore di questo. Oppure in qualcosa tu pensi che questo gesuanesimo abbia ancora, in ogni caso oggi, bisogno di un livello comunitario per dare ragione non di una istituzione appunto, ma di una dimensione di fraternità, di solidarietà, e vorrei dire di concretezza di quella logica relazionale che attraversa tutti i tuoi testi. Grazie, come ti chiami? Cristiano. Grazie Cristiano. Guarda, io anzitutto lavoro per me. Anzitutto c'è proprio una una cercare per me quello che è vero, quello che è giusto, quello che è salvifico, e poi se riesco a, se qualche volta arrivano le parole a qualcuno, è perché sono passate, come dire, dal vaglio della mia spiritualità, e come diceva Montale negli Ossi di Seppia, dice: un giorno le parole saranno sapide di sale greco, dice il Mediterraneo, ed è la poesia, sapide di un giorno saranno sapide di sale greco. Ecco, quindi proprio quella cosa, anzitutto di non mentire a me stesso, perché la mente mente e ci sono menzogne che diciamo noi stessi, soprattutto menzogne ideologiche, a volte appunto fedeltà a visioni che ti sono state imposte, e quindi c'è anzitutto proprio un discorso di sé con sé, ecco. Poi è chiaro che facendo questo discorso verso la mia coscienza, io mi rivolgo anche a, cioè, se, l'interlocutore privilegiato è la coscienza individuale, sì. E spesso io, quando poi scrivo i libri, perché un conto è preparare il materiale, diciamo così, che ho estratto da me, poi quando pubblico, quando scrivo il libro, allora è chiaro che mi rivolgo alla coscienza, ma mi rivolgo alla coscienza individuale del mio lettore. Se però tu mi dici, come mi dici, perché le due cose non sono in alternativa, cioè il fatto che ci si rivolga alla coscienza individuale non significa non curare anche la dimensione istituzionale, comunitaria. È chiaro, io la curo meno, perché sono di natura così, sono un po' un solitario, sono un po' un individualista forse, o meno. Pensa che una delle definizioni più belle che io conosca di religione è una definizione che dà un matematico inglese, matematico / filosofo, che si chiamava Whitehead, Alfred North Whitehead, insomma molto noto, il quale diceva: che cos'è la religione? Religione è ciò che l'individuo fa della propria solitudine. Che è il contrario della di CL. E di tanti movimenti, questione del movimento, lo stare insieme in movimento, ecco, contrario di questa dimensione dove c'è un noi che impera, che è noi, il gruppo, la comunità, la cosa, ecco, no, io credo che con Whitehead e con un filone di questo tipo, che la religiosità vera è sempre qualcosa di strettamente personale, per citare Enzo Biagi, che scriveva sul Corriere strettamente personale, la rubrica, quando ero ragazzo la leggevo. Vabbè.
Però naturalmente questo non significa poi negare la dimensione comunitaria, perché guarda, non c'è vera esperienza spirituale che non abbia prodotto la dimensione comunitaria, non esiste, non esiste. Il buddismo, che è la più individualista delle religioni, il buddismo ha i tre gioielli e ogni buddista ogni giorno ripete questa bellissima formula: prendo rifugio nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha. Prendo rifugio, è bellissimo poter dire prendo, soprattutto in questi tempi, guardate, è bellissimo poter avere un luogo nel cui rifugiarti. E in che cosa mi rifugio? Nel Buddha? E va bene, il maestro, nel Dharma, che è la logica cosmica, la legge, la logica, l'ordine cosmico, e al contempo la legge, la dottrina, e il Sangha, che è la comunità, i fratelli, le sorelle con cui stare insieme. Ma la umma dei musulmani, l'ebraismo è una religione comunitaria per definizione, il popolo di Israele, proprio il dogma principale di Israele è il popolo, l'alleanza non è tra il singolo e individuo, ma è tra Israele, appunto il cristianesimo, abbiamo detto, la chiesa, e quindi certo che esiste una dimensione, però appunto la questione è che cosa viene prima. Io sono discepolo di Carlo Maria Martini e Carlo Maria Martini dice, ho imparato da lui ed è lui che mi ha immesso questa, cioè un po' il mio carattere che è così, ma insomma poi se il mio carattere si è sentito interpretato da Martini è perché anche lui aveva questa dimensione che poneva anzitutto la dimensione contemplativa. Io ricordo, avevo neanche 18 anni quando lui arrivò a Milano. Io sono nato e cresciuto lì, pur avendo origini, come del tutto evidente dal nome e il cognome, che non sono per niente lombarde ma siciliane, tuttavia sono nato e cresciuto a Milano, quindi la mia formazione è stata quella, e io ricordo appunto cosa ha significato per me, che non avevo ancora 18 anni, leggere quella la prima lettera pastorale di Carlo Maria Martini intitolata La dimensione contemplativa della vita. Quindi questo è per me, è la contemplazione è altamente individuale, non si può contemplare, non si può, è da solo a solo, come diceva Plotino, è strettamente individuale, non è che ci si mette lì, ci sono liturgie comunitarie e a me piacciono tantissimo, è bellissimo poter cantare insieme, i corali. È bellissimo poter sfilare in processione o vedere le processioni, e a noi mancano questi riti comunitari, mancano, è una delle grandi mancanze del nostro tempo. Però sono una esplicitazione di qualcosa che c'è prima, e prima c'è la coscienza individuale, la solitudine nel senso proprio dell'interiorità, ecco, della coscienza individuale. Questa, e sì, e io mi rivolgo a quella, ma penso che lì si gioca la partita, è lì che si gioca la partita. Bene, la partita si gioca sulla coscienza individuale, dice Vito Mancuso, che ringrazio per questa bella serata, ringrazio voi e vi do appuntamento per venerdì prossimo. Grazie. Ci sono l'ingresso, i libri, se volete, di Vito Mancuso, grazie.